Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano, ben ritrovati tutti insieme, pronti all'ascolto del culto, che vi ricordo potete seguire via radio, ma anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook sin da adesso. Pace, buon ascolto e buona visione. Alleluia, gloria al tuo santissimo nome, alleluia. Siamo qui nella tua casa anche questa sera. Signore, certo, c'è stata la nostra volontà, ma chi ha messo in cuore di venire in questo luogo sei stato tu, Signore, perché come sempre ci hai ricordato, non siamo stati noi a cercare te, sei stato tu a cercare noi. Quindi anche quando pensiamo che tutto parte da noi, è perché tu metti in noi il desiderio di cercarti, il desiderio di amarti, il desiderio di fare la tua volontà, perché facilmente i figli dimenticano i loro genitori, ma i genitori non facilmente dimenticano i loro figli. Quindi, oh Signore, già la natura stessa terrena ci insegna queste cose, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, ancora questa sera, Dio nostro e Padre nostro, alleluia, vogliamo esternarti il vero sentimento del cuore e dell'anima e offrirti, Signore, ogni cosa con amore, alleluia, con riconoscenza e gratitudine, sia a te che a Gesù, benedetti in eterno. Amen, alleluia, amen, amen. Solo per Cristo vivo nel Padre, anche se il mondo è finito, alleluia. Questa sarà la realtà, la verità. Cioè che come scrive Giovanni nell'Apocalisse, dice che questi cieli, questo cielo e questa terra passeranno, alleluia. E il mare non ci sarà più,
quindi non esisterà più niente. Alleluia. Ecco perché non ci dobbiamo troppo attaccare alle cose di questa terra. Perché non è, dice, guarda, noi le cose che conquistiamo oggi li godranno i nostri figli, poi i figli dei nostri figli, figli di figli, fino a quando? Allora, fino a quando poi invece il Signore porrà fine e uno come si troveranno? I figli dei nostri figli, dei figli, dei figli, dei figli, come si troveranno? Senza niente, perché questo cielo, questa terra, ogni cosa, il mare, non ci sarà più. Allora noi dobbiamo assicurare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli e ai figli di figli di figli di figli di figli di figli il regno dei cieli, le cose che non passeranno, amen, che dureranno, perché loro se li ritroveranno. Voi dovete pensare, gloria a Dio, che da quando Dio ha creato l'uomo, giustamente ha creato la terra, ha creato l'uomo, quanti milioni di anni sono passati? Come dicono gli scienziati, la terra ha una vita di 4 miliardi e mezzo. Allora, state attenti, perché queste sono cose documentate che non si possono smentire, e sia glorificato il Dio che noi, certo non in tutto, ma in gran parte ci troviamo in perfetta sintonia, armonia con la scienza, perché in base alle cose che il Signore ci sta spiegando, effettivamente gran parte di quello che dice la scienza lo dice pure il Signore, o meglio, il Signore lo dice prima, la scienza lo dice, lo conferma dopo. Amen. È chiaro che la scienza, vedete, non ha la conoscenza che abbiamo oggi noi, perché la scienza ha la conoscenza umana, terrena, perché ci sono persone, ecco, dotate di questi doni particolari, come chi ha avuto il dono di fare un barbiere. È giusto. C'è chi ha avuto il dono di fare un scienziato. C'è chi ha avuto il dono di fare un pane. Ma cazzo, mentre tutti ne vorremmo fare tutto pane, oppure tutti i scarpe, tutti i vestiti. Invece, ecco, vedete, il Signore ha messo, mette continuamente nel cuore degli uomini ciò che devono fare, in modo tale che tutti possiamo vivere in questa comunità meravigliosa, in questa famiglia creata da Dio. Amen. E tutti collaboriamo gli uni con gli altri e gli uni verso gli altri. Amen. Quindi la scienza non la possiamo noi escludere. Amen. Perché gli scienziati sono, ecco, loro studiano una materia e insegnano, attenzione, che non solo studiano, ma loro studiano ed anche insegnano una materia che è approvata da Dio. Perché grazie agli scienziati noi troviamo le conferme da parte di Dio. Perché altrimenti ci direbbero, sì, il Signore dice questo, sì, ma nella realtà le cose stanno veramente così. Se non ci fosse la scienza, se ci fossero gli scienziati, allora le nostre rivelazioni che riceviamo da parte di Dio non troverebbero conferma. Quindi il mondo non crederebbe. Amen. Perché il mondo, ecco, è costretto a credere? Perché ciò che noi diciamo, la scienza lo conferma. Amen. Alleluia. Vedete, quindi, a non volere, la scienza, quindi gli scienziati, senza accorgersene, predicano la parola di Dio con i loro studi e con i loro insegnamenti. Amen. Oh, allora è come la loro materia, è come quella che hanno i maestri di scuola, i professori di scuola, i professori dell'università. Se non ci fossero loro, come farebbero i nostri figli a imparare a leggere e scrivere? Astura, se non ci fosse, se non ci, quindi vedete,
come si dice, le lingue, quindi quelli che studiano lingue e che studiano tutte queste cose e poi le insegnano, sono istituiti da Dio. Perché se non ci fossero stati, vedete, gli scribi ai tempi di Gesù, no? Come avrebbero potuto loro insegnare le cose di Dio agli altri? E se non ci fossero stati gli scribi, allora li chiamavano gli scribi, no? Erano quelli che sapevano leggere e scrivere. Come Gesù stesso, come avrebbe potuto far scrivere i Vangeli? Le epistole? L'Apocalisse? Vedete che ogni cosa e tutto è istituito da Dio, solo che ognuno poi ha il proprio ruolo, la propria parte nel mondo. Ora, per esempio, c'è, torno a ripetere, ora non lo so perché non l'ho guardato più, perché non le ho ritenute tale, cioè piacevole a me. C'è peggio, quando uno non piace, uno non ti faccia che fa. Uno, vedi, c'è sì, ma a me non mi piace, c'è peggio. Oh. Allora, c'è un coso lì su internet che sono come una cosa, sono credenti e cercano di lottare quello che dicono gli scienziati. È sbagliato. Amen? E allora, intanto, come pare che qualche altra volta l'ho detto, intanto loro, vedete, fanno cadere il piatto della bilancia da una parte. Invece la giustizia di Dio fa sì che i due piatti della bilancia stiano al centro preciso. Bisogna essere equilibrati. Non si possono disprezzare gli altri. Ora, la scienza, non, gli scienziati non si possono disprezzare. Al limite io posso approvare determinate cose e posso disapprovare altre cose. Amen? E questo è normale. Come anche loro, nei nostri confronti, nei miei confronti, loro possono dire, senti, da questa cosa ti credo, da questa cosa invece non ti credo. E sei libero da farlo. Amen? Però ecco, il rispetto reciproco degli uni verso gli altri. Vedete, quando, fratelli, quando c'è qualcuno che si impunta, che vuole per forza screditare gli altri, a me mi spara a calincio, mi dà un fastidio enorme. Io non posso disprezzare quei professori anche se non sono veri credenti, perché loro sono non utili, sono indispensabili, perché con l'uno l'altro c'è una essere, altrimenti tutti rimarremmo analfabeti senza sapere leggere e scrivere. Ci siamo. Quindi allora uno deve rispettare il compito degli altri. Dice, tu fai questo, amen, io faccio questo qua. Allora, io servo a te perché faccio tale cosa e tu servo a me perché fai tale cosa che io non so fare, non faccio. Ci siamo, alleluia. E allora, dice tutto questo perché il Signore non lo sta facendo dire. Ecco, perché noi troviamo scritto appunto che, come dice Giovanni nell'Apocalisse, che questo cielo, questo mare, tutto ecco, l'universo sarà disintegrato. Addirittura anche l'Apostolo Pietro, in una delle sue due epistole, dice che gli elementi infiammati si dissolveranno. Amen? Cioè si distruggeranno, si autodistruggeranno. Fratelli, fratelli, guardate a scienza, gli scienziati cosa dicono? Sapete cosa dicono loro? Che l'universo è destinato ad autodistruggersi. Non sapevate che sto qua? O per il troppo caldo o per il troppo freddo, ma si autodistruggerà. Vedete che scienziati dice la stessa cosa che dice cosa? Quindi gli scienziati dicono che non potrà durare a lungo l'universo. Avrà una fine pure l'universo e non ci sarà più niente. Può darsi, dice, allora che la cosa si inizierà di nuovo, dicono loro.
Ma come ci dice invece il Signore, ecco, che bello, per davvero mi setteria, caiamo a cavallo e mi guderia questa spiegazione da parte del Signore. Allora, amen, allora, facci come non vuole, amen, di tutti invidiosi. Perché dici, ci sono invidiosi? Forse sono io sei invidioso, che chi non sono invidioso. Amen. E allora guardate, sia glorificato Dio. Ecco perché il Signore mi ha fatto iniziare a fare un discorso, diciamo, i nostri figli, i figli dei nostri figli, se noi siamo attaccati alle cose della terra, perché la terra passerà, no? Gli elementi infiammati si dissolveranno. Gli elementi infiammati vuol dire le stelle, insomma le galassie, no? Queste cose che si dissolveranno, perché chissà cosa accadrà. Amen. E allora, guardate, allora gli scienziati cosa dicono? Sapete, questo fatto qua l'ho sentito, qualche altra volta l'avevo sentito dire, però l'ho sentito in questi ultimi giorni, forse un paio di giorni fa, una settimana fa, non me lo ricordo, in un programma che parlano certe volte di queste cose così. E allora, sapete, hanno detto, dice, allora, l'universo tanto si sta espandendo in una maniera velocissima. Amen? Prima pensavano gli scienziati che l'universo si espandesse lentamente. Invece dice no, se ne sono accorti che l'universo si espande in una maniera molto più veloce di quanto loro immaginavano. Cioè, per esempio i pianeti, satelliti, stelle stesse, si distanziano tra loro sempre di più. Allora, è tutto l'universo nello spazio si muove tutto insieme, compatto, no? A una velocità simile a quella della luce, quasi, dicevo. Io non è che, vedete, se io fossi uno scienziato mi ricorderei meglio cose, no? Siccome sogno fra su terra, mi ricordo a modo meglio cose. E allora, ora dice, questo fatto porterà al punto tale, cioè, che quello che gli scienziati vedono oggi, ci siamo, che vedono altre galassie, mi sentite poi altro da sopra, diciamo, come si distanziano le galassie, le cose si distanziano, dice che arriverà a un punto tale che noi vedremo soltanto una nostra galassia, tutte le altre galassie non le vedremo più, perché si allontaneranno talmente da noi, amen, che gli scienziati per ora ne vedono tante galassie, no? Dice, siccome si espande in una maniera veloce, allora dice, andrà a finire che noi, dice, no, quelli che rimangono, vedranno soltanto la nostra galassia. Amen. E poi dicevano questo, che l'universo, perché dice, tutte le cose non potranno durare a lungo. Ogni cosa ha un periodo di vita. Il sole, le stelle, tutte queste, hanno anche loro un periodo di vita, hanno una vita. Ma perché cesseranno? Allora, loro cosa dicono? Allora, può darsi, allora, questa è, loro lo dicono che è una supposizione, può darsi che tutto si distruggerà e non ci sarà più vita e né niente. Può darsi, dice, che invece, quando si autodistruggerà ogni cosa, allora ci sarà, secondo loro, come un'altra volta, un altro Big Bang, che formerà un nuovo universo. Amen? Con una nuova creazione, possibilmente con altri esseri umani. Amen? Dicono loro. Guardate, cosa ci dice la parola di Dio? La parola di Dio ci dice, e Giovanni scrisse l'Apocalisse 2000 anni fa, che lui vide che questo cielo, questo mare, questa terra erano passati, non c'era più niente. Amen. E vide
tuppati diritti, apriti ricchi per sentire buoni e vidi nuovi cieli e nuova terra, la nuova creazione. Ci siamo? I scienziati dicono una cosa, così però giravate fuori, eh? È vero o no? Ci siamo? Non siamo scienziati né così. E questo sta professore ne insegna queste cose qua a Radio Messaggio Cristiano, che siamo tutti tanti ignoranti. Amen. Alleluia. Sia glorificato è Dio. Gesù ha detto: io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò affinché dove sono io siate anche voi. E Giovanni scrive: e vidi, dice, scendere dal cielo la santa città, il trono di Dio, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, non c'era più. Perché l'Eterno aveva detto: ecco, io faccio ogni cosa nuova. Ogni cosa nuova. Amen. Fratello, leggiamo l'Apocalisse fino a una pari mese fa e non sapevamo che voleva dire il Signore. Vedete come piano piano, alla scuola del maestro, in questo piccolo luogo, come professore, il maestro dei maestri, il re dei re, il signore dei signori, ci spiega ogni cosa. Posso chiedere una cosa? Però quando ho detto nuovi cieli, nuova terra, ma non si riferisce alla terra qua, sempre in cielo. Assai cosa mi dici? Certo, se dice nuovi, se dice nuovi, perché l'ha detto che questi passeranno, non si troverà più posto per loro. Quindi questi si disintegreranno, diventeranno, ecco, vedi, avverrà quello che è successo all'inizio, cioè che nell'infinito, nel nulla, c'erano delle particelle. Da queste particelle si formò il corpo di Dio, Dio formò quindi il suo corpo e formò da queste particelle tutti i pianeti, satelliti, stelle, galassie, tutto cosa. Amen? Poi avverrà la stessa cosa, che invece di... Ah, guardate che esempio come adesso, Signore. Bello. Come faria, figliolo, io, per davvero a improvvisare subito, non ci fosse Signore molto tempo. Allora, sapete com'è? Come mi ha fatto capire il Signore? State attenti, voi della tribuna. Allora, sai, perché giustamente fa sentire pure io, perché quando si dovete i canti ci capa più, invece se sai, da sopra va a piccirini, cassutta, pensate che non lascia la tua casa? E queste cose poi mi sento io solo. Invece la sentono tutti. E allora, sentite, sapete com'è? Una cosa simbolica, per farvi capire. Allora, l'universo è stato formato come se nella spiaggia voi formate una città tutta di sabbia, di granelline di sabbia. Ci siamo? Qua noi auge, finisco, che vanno a andare a casa, che facete? Ci date una patata tutta? Allora tutto ciò che avete costruito, che era di particelle piccolissime, ritornerà in particelle di sabbia. Amen. E non ci sarà più niente. Così sarà l'universo. Sono riuscita a fare. Questo è stato l'esempio che mi ha dato il Signore. Dice, vedi, avverrà, accadrà così. Perché tutto è stato composto dalle particelle e tutto si scomporrà in piccole particelle e non rimarrà più niente, perché Dio avrà provveduto per nuovi cieli e nuova terra. Amen. Come praticamente in modo tale che possiamo vivere con Lui per tutta l'eternità. Amen. Perché dice: noi vivremo per tutta l'eternità. Una bellissima cosa. Ecco, sempre che il Signore, ripeto, mi dà sull'istante, ecco perché io non mi fermo, pare che io l'avrei attaccata un spago. E non finisce più di parlare. Perché fino a quando il Signore taglia, allora io non ho niente da dire. E allora,
Praticamente, sapete perché c'è la vita eterna? Perché c'è tutto, uno dice, ma la vita eterna ci sarà, non ci sarà. Dio è veramente eterno, sì o no? O dubbio, no? Perché l'avversario va a mettere sempre, no? I dubbi. E allora, ascoltatemi bene. L'eternità ci sarà. Dice, perché? Quello che mi ha dato da capire il Signore, eh? State attenti, a parte, io scherzo per richiamarvi all'attenzione. E allora, perché il nulla, come mi ha detto il Signore, il nulla in assoluto non esiste. Perché il nulla ha prodotto quelle particelle spirituali che hanno formato lo Spirito di Dio, e Dio dal suo Spirito ha formato anche il suo corpo. Amen. Per poter parlare con gli altri e creare. Perché se lui non avesse trasformato il suo corpo spirituale anche in corpo materiale, per modo di dire ad altri livelli, non avrebbe potuto creare gli angeli, la creazione stessa, sarebbe rimasto soltanto lui in particelle spirituali. E allora, lui, ecco, vedete, il Dio, perché certe dicono, dicono alcuni, poi quelli che non vogliono pure credere, oppure che credono però stentano a continuare a credere. Dice, ma sto Dio, di onde venne? Come si fece? Come non si fece? Com'è? Allora, seguite attentamente. Il Dio non si è formato lui da solo. Dio. Non, ecco, vedete, perché poi tutto trova spiegazione. Dio è stato creato dal nulla stesso, da quelle particelle che il nulla ha prodotto. Dio, l'Eterno, ha avuto come madre il nulla, che ha prodotto le sue particelle, come il grembo di una madre, forma delle particelle che formano un essere umano. Allora, vieni e mi spiego. Guardate che bello, ci siamo un tozzo zappato veramente. Allora, allora, io parlo di me, no? Non le metto, non ci fa niente, non è mio, non mettere, levare, lasciarlo tutto avanti. Allora, mio padre e mia madre, no? Allora, facciamo così. Io, mettiamo caso che sarei a Dio, è giusto? Immaginate a Dio. Oh, ma facete una fassa, ma copia del Signore, dice, ma che è brutto, sì, il Signore dice, come sui fratelli di Luca siamo per essere rovinati, e per portare l'esempio, no? Allora, supponiamo il caso che io sia Dio, no? Allora, io non sono venuto all'esistenza perché ho voluto. Ci siamo, sì o no? Avete capito? Se qualcuno non capiva, me lo dica, io mi ripeto e non vi dico che siete bestia. Vi apprezzo perché dico, guarda, vogliono capire. Allora, io non sono venuto all'esistenza per volontà mia. C'è qualcuno di voi che è venuto all'esistenza per volontà sua? Sì o no? Nuggio? Ma davvero? Ma c'è credere? Allora, non siete venuti veramente, è vero,
per volontà vostra? Non, nessuno di noi è venuto per volontà propria, giusto? Siamo venuti all'esistenza perché qualcuno ci ha creati, ha provveduto per venirci incontro perché noi nascessimo. Ecco fuono chiste. Dice, ma mamma mi pare. E se passare un tempo. E ne sia io piano. Bella cosa. Allora, allora, state attenti. Dio non è venuto all'esistenza per sua volontà. Perché altrimenti lui sarebbe stato, diciamo, cosciente da sempre, ma un'origine la deve avere. Allora, il nulla è stato per Dio come nostro padre e nostra madre. Avete capito? Avete capito? No. Dio si è venuto a ritrovare essere, ma non per suo volere, ma perché il nulla lo ha generato, lo ha formato. E quindi, come guardate, allora, nostro padre e nostra madre hanno solo provveduto a, che poi tutto sommato, venimo all'esistenza con che cosa? Con uno spermatozoo. No? E chi è uno spermatozoo? Niente. Eppure fece venire all'esistenza una persona. Con tante particelle, con tante cellule composte. Perché l'essere umano è formato di tantissime, di miliardi e miliardi di cellule. È vero o no? Giusto? Guarda che è nato la scuola che ho sei mia, è vero? Noi siamo fatti da tante cellule. E come fece un solo spermatozoo? Ci vuole gran coraggio. A fare un essere umano con miliardi e miliardi di cellule. Amen. Così è stato Dio. Il nulla ha prodotto quelle particelle, amen, che hanno formato l'essere umano. Come lo spermatozoo ha formato una persona, le particelle del nulla hanno formato un essere, una persona divina. Amen. Questa persona che si è venuta a formare, ecco, ricca di sapienza, di intelligenza, di innumerevoli virtù, ha incominciato a creare tutte le cose. Amen. Ora, fratelli, il compito dell'Eterno non è facile. Quello che il Signore mi ha dato da capire in questi ultimi tempi, guardate che l'Eterno, come diciamo noi oggi in gergo dialettale, gli ave una gatta da pelare. Che vuole dire, dice fratello? L'Eterno ha, si è venuto quindi a si è venuto a formare, è nato nel nulla e da questo nulla lui si sono venute a creare tutte le galassie, l'universo intero, tutte le galassie, le cose visibili ed invisibili. Fratelli, e lui, sapete, che quando io ho detto ha una gatta da pelare, sapete che vuol dire? Che lui ha il compito arduo, e non è facile, da governare l'intero universo, dove ci sono
Amen. Dove ci sono pianeti, satelliti, stelle, quindi galassie che sono a livello di bombe nucleari, che non si possono contare. E Dio ha quest'arduo compito di governarlo e farlo funzionare. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Cioè tu dici, ma Signore, che fa? Sì. Ecco perché tante volte, vedete, Lui ci risponde, non ci risponde, certe volte. Perché Lui non ha soltanto noi. Poi ne sente lamentare. Signore, vengono le cose che stanno andando a te. Il Signore dice, metti tu a posto. Alleluia. Ed è tante volte noi, ecco, ignorantemente, abbiamo preso come Dio che non ha problemi, che non ha un ruolo nel nulla. Invece sì, perché Lui ha quest'arduo compito. Lui praticamente è il Signore, è il padrone del nulla. E Lui deve gestire anche il nulla, per non permettere anche al nulla, possibilmente, di formare un altro Dio. Perché si potrebbe formare anche un Dio disonesto al posto del nostro Dio. Quindi Dio deve gestire il nulla perché tutto funzioni e funziona eternamente. E Lui è eterno perché è il nulla che gli dà la vita. Lui assorbe vita dal nulla, da quelle particelle che il nulla produce in continuazione. C'è da dire, altro che scienziato che... Alleluia. Ed eccone perché l'universo cammina, si muove a una velocità, non mi ricordo se è come la luce o superiore o inferiore alla luce, di 100.000 km al secondo. Amen. Fratelli, gloria all'Altissimo. Ci pensate? E Dio ha cura di noi. Benedetto. Noi gli dovremmo essere sempre grati e riconoscenti in ogni cosa, notte e giorno. Fratelli, guardate, io vi dico questo. Quando il Signore mi ha fatto capire queste cose, mi viene anche da piangere. Io mi sono immedesimato in Dio. E non vi nascondo che mi sono commosso. Perché ho visto Dio nell'immensità del nulla come un essere umano. Ecco perché Lui ha miliardi e miliardi pure di angeli, serafini, cherubini. Alleluia. Perché questi devono collaborare con Dio perché tutto funzioni alla perfezione. Alleluia. Amen. E mi sono commosso, sapete, quando il Signore mi ha dato da capire queste cose, mi sono commosso, mi sono messo a piangere. E ho detto, Signore, se ti posso aiutare in qualcosa, io sarei disposto a farlo. C'è un abisso tra il vero credente e il credente, tanto per modo di dire. Il vero credente vuole aiutare Dio con tutto che non ha bisogno di noi. Gloria all'Altissimo. Alleluia.
È come se queste fossero state delle confidenze che il Signore mi ha fatto. Alleluia. E io gli ho detto: Signore, se posso aiutarti in qualcosa, io sono qui. Alleluia. Amen. Ah, un Signore qua, un Signore là, un Signore non pensa, un Signore se disinteressa, un Signore non mi parla, un Signore non mi risponde. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Cerchiamo di essere grati e riconoscenti a questo nostro Dio. E diciamogli: Signore, tu certo non hai bisogno di noi lassù, ma se hai bisogno qua giù, serviti di noi. Non a pensare: ah, che mangiare domani, ah, che vestito mi accattare, ah, qua, là. Amen. Questi sono pensieri di ingratitudine nei confronti di Dio. Amen. Allora ognuno di noi dovrebbe dire: Signore, qual è la mia parte nell'intero creato? Cosa posso dire? Cosa devo dire? Cosa posso fare? Amen. Alleluia. Ecco perché, vedete, il Signore vuole che ci amiamo e collaboriamo con Lui. Alleluia. Ecco perché Dio, quando creò Adamo, lo creò affidandogli, ci pensate, affidandogli l'amministrazione di tutta la terra e di tutto l'universo materiale. Questo doveva essere il compito di Adamo e di Eva. Ecco che l'essere umano spregevole, che invece di aiutare Dio si rivoltò contro Dio nel giardino dell'Eden, perché voleva essere come Dio, ma solo forse per comandare, non per aiutare. Perché per poter aiutare Dio bisogna ubbidire a tutto quello che Lui ci dice di fare. E se noi facciamo l'incontrario, invece di aiutarlo, gli rendiamo la sua esistenza, non dico impossibile, ma difficile. Amen. E questa sera, vedete, queste confidenze, questa confidenza, come volevo chiamare, che il Signore ha fatto a me, ma non credo che sia stato io a volerla condividere con voi, ma credo che sia stato il Dio a volerla condividere con la Chiesa, con questo piccolo gruppo che ci sta ammaestrando in una maniera particolare. Amen.
Alleluia. E così vogliamo anche questa sera. Alleluia. Alleluia. Leggere la sua parola, amen? Gloria a Dio. Alleluia. Anche se effettivamente quello che il Signore ci ha rivelato, ci ha detto questa sera, potrebbe bastare. Alleluia, perché effettivamente sono cose profonde, bellissime, ed è che ci danno delle risposte ai tanti perché di noi stessi e alle tante domande che potrebbero farci gli altri. Amen. Gloria a Dio. Questo il Signore, vedete, lo sta facendo perché vuole un popolo saggio, un popolo santo, un popolo degno di essere chiamato popolo di Dio. Alleluia, amen, gloria a Dio. Così vogliamo leggere nel libro della Genesi, capitolo 15. Alleluia, capitolo 15. Alleluia. Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, or ecco un nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Poi l'Eterno gli disse: io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. Ed Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse: portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Alleluia. E allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento ed una oscurità profonda cadde su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una bella vecchiaia. Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo. Or, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante ed una torcia di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. I Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, gli Ittei, i Perizzei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Jebusei. Alleluia. Amen. E ci fermiamo qui. Alleluia. E
Allora, vedete come il Dio, diciamo, è imprevedibile, sia in quello che dice, in quello che deve fare, certo in quello che ha fatto, già l'ha fatto e l'ha portato a conoscenza, ma per quanto riguardano le cose che lui ha in mente di fare, e allora lui agisce come ci ha spiegato altre volte, ho detto, i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie, dice, non sono le vostre vie. Perché? Perché il Signore, appunto, vedete, conosce già il futuro. Alleluia. Quindi il Dio, per tranquillizzare Abramo, gli ha detto, dice, non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Guardate, quando una persona è fedele a Dio, ecco, Dio si esprime così, la tua ricompensa sarà grandissima. Ma la ricompensa o le ricompense da parte di Dio non è che sono, vedete, come noi le possiamo immaginare soltanto a livello materiale, amen? Personale, ma le sue promesse sono di altissimo valore, che per esempio tante volte noi chiediamo al Signore un qualcosa che riguarda la nostra persona e per quel momento. Non è che chiediamo al Signore le cose che riguardano il presente ed il futuro, sia nostro come pure dei nostri figli. Amen? Invece il Signore, vedete, perché tante volte non ci dà una cosa? Perché Lui, prima di darci una cosa, pensa sia a noi, ed anche se Lui ci ama, amen, pensa anche ai nostri figli. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Infatti guardate che la promessa che il Signore ha fatto ad Abramo non riguardava soltanto lui, la sua persona. Perché invece la benedizione, la ricompensa grandissima che il Signore ora gli dava e gli prometteva ad Abramo riguardava quindi la sua vita, amen, terrena, che sarebbe stata breve, alleluia, tutto sommato, insomma non tanto breve, perché diciamo dopo che il Signore ha parlato è così, credo che Abramo sia vissuto circa a Cannauge almeno a Cannauge 80 anni, 90 anni. Amen. Perché lui mi sembra che è morto all'età di 175 anni, Abramo, salutami, c'è 175 anni, non accontenteremo, Signore, non vorrei essere troppo, come si dice, venale, che uno deve, Signore, io voglio trasferire un tuo millennio. Noi vogliamo entrare nel millennio, ne stiamo protegando tanto, stiamo aspettando con la bocca aperta, Signore, non ci provare questo dono, questa grazia, questa ricompensa, niente, perché noi non abbiamo, noi non meritiamo delle ricompense. Allora, però guardate la, il grande amore di Dio, quando ama una persona pensa quindi per lui ed anche per i suoi figli, ci pensate? Qui è che pensa per noi e per i nostri figli, avanti. Ognuno pensa a se stesso, si fa, va da sua barba, e gli altri dice, e poi a cosa vuole sa fa. Amen, gloria a Dio. Allora, la tua ricompensa, dice, sarà grandissima, alleluia. Ma Abramo disse, Signore eterno, che mi darai perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Vedete qua che il Signore ci promette delle cose, non quando tutto pare che è fatta, poi, ma il Signore mi benedice perché già tutte cose parono che stanno andando tutte giù, cose buone, no? No, il Signore ci fa le promesse quando appunto noi riconosciamo che le cose sono impossibili.
difficili, impossibili. Alleluia. Vedete? Ecco l'agire di Dio, guardate, nei confronti di Abramo, veramente come fosse pace. Che pensa per lui? Pisonaputi, per dire no, i figli di Abramo, per tutta la generazione, e gli promette, addirittura gli promette ad Abramo un grande popolo, una grande nazione. Alleluia. Infatti gli dice, guarda, le stelle del cielo, se le puoi contare. Figliole, le stelle nel cielo sono miliardi. Miliardi e miliardi da una galassia, ma tutte le altre galassie non si possono contare. Quindi guardate che promessa che Dio fa ad Abramo. Perché, fratelli, vedete, noi col Signore non possiamo, come si dice, imbrogliare, perché il Signore ci conosce. Alleluia. E in base, vedete, a quello che lui sa e conosce di noi, si esprime. Amen. Non vorrei usare questo termine che un pochiceddo, brutticeddo. Dice, il Dio non dà le sue perle ai porci, né ciò che è santo dice ai cani. Amen. Quindi perché le cose che Dio dà, le cose che Dio promette, sono di inestimabile valore. Amen? E l'uomo tante volte non le sa apprezzare perché non le sa valutare. Amen? Ora, giustamente Abramo, se fosse stato anche lui un po' tirato per se stesso, avrebbe potuto pure rispondere: ma Signore, che mi interessano a mia generazione tutte lause, intanto tu non mi hai dato nessun figlio, per dire. No, lui, allora, vedete, perché quando noi parliamo con Dio e Dio parla con noi, lui legge i nostri pensieri pure. Lui non si lascia ingannare dalle parole che escono dalla nostra bocca, ma lui, magari c'è tuo, ma chi senti le nostre parole, perché dice canta, poi canta e tu quindi non dà peso alle nostre parole. Amen. Gloria a Dio. Quindi lui agisce in base a quei sentimenti che lui trova in noi, conosce in noi, quando lui si sta esprimendo. Amen. Ci siamo. Gloria a Dio. Quindi dice, ma Abramo giustamente, non conoscendo il futuro, la ricompensa da parte di Dio che va oltre la sua immaginazione, dice: Signore, che mi darai? Perché sono senza figli e l'erede della mia casa sarà Eliezer di Damasco. Poi Abramo soggiunse, dice: tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco un nato in casa mia, sarà mio erede, cioè un servo di Abramo. Alleluia. E allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà invece tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Amen. Guardate che fede che ci vuole nel Signore. Amen. Perché lui si esprime, come se le cose fossero già fatte, quando ancora devono iniziare. Amen. Gloria a Dio. Infatti lui, guardate, Signore, ci dice tutto quello che avverrà nel tempo. Addirittura gli dice che gli darà un figlio, da questo figlio lui formerà una nazione. Questa nazione, questo popolo, rimarrà per 400 anni in terra straniera, cioè, e fu quando, diciamo, poi Giacobbe con i suoi figli si sono trasferiti in Egitto, e in Egitto si formò il popolo di Israele. Ci siamo? Allora, quindi non c'era ancora, quindi Abramo ancora figli non aveva, non si vedeva manco un binocolo, diciamo, all'orizzonte, niente. Però guardate come, ecco, il Signore
che sa, conosce il futuro e vive nel presente, nel passato e nel futuro. Alleluia. Sappi, allora dice, sappi, allora l'Eterno disse ad Abramo, sappi per certo, guardate, gloria a Dio, quando il Signore parla, è qui che può parlare davanti al Signore. Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ah. E Abramo ancora non aveva figli, solo un servo nato in casa sua. Ma il Signore dice, non sarà il tuo servo, ma sarà colui che uscirà dalle tue. Ci siamo. Guardate che Dio che noi abbiamo. Allora, qui, fratelli, noi dobbiamo imparare a saper vivere veramente per fede e per ubbidienza a questo nostro Dio, che quando parla sape che tu che dici. Alleluia. Quindi vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400. Non è stato veramente così che poi il faraone li ha resi schiavi? E se ne appena ne esce per disperati la discendenza di... Però guardate cosa dice: ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Guardate come il Signore, gli ha descritto tutto ciò che dovrà accadere, non da lì a pochi giorni, amen, ma si tratta di anni e anni e secoli. Alleluia, amen, gloria a Dio, alleluia. E allora, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, dopo queste essi usciranno con grandi ricchezze, quanto a te te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una bella vecchiaia. Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli amorei non è ancora giunta al colmo. Alleluia. Amen. Ora, come il sole si fu coricato, cioè che tramontò definitivamente, quindi incominciò la notte, ecco una fornace fumante ed una torcia di fuoco passare in mezzo agli animali divisi, cioè perché il Signore gli aveva ordinato ad Abramo di preparargli degli animali. Amen. Una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Ecco questi animali. Il Signore dice preparali. Non gli ha detto e poi accendi il fuoco. Niente, preparala in quella maniera. Quindi Abramo, ecco, ubbidiente, glieli prepara. Neanche a farla apposta, alcuni uccelli rapaci si erano avventati su questi animali che lui aveva, diciamo, preparati e divisi in due. Allora Abramo si fece coraggio e scacciò quegli uccelli rapaci e non gli permise di portarsi via la carne che dovevano essere sacrificate all'Eterno. Alleluia. E quindi intanto il Signore, vedete, gli promette, gli dice addirittura ad Abramo ciò che avverrà con la sua discendenza, che i suoi discendenti rimarranno in terra straniera per 400 anni, quindi non a paradanne, quindi secoli, 400 anni. E infatti, loro in Egitto uscirono 430 anni dopo, mentre compivano 460 anni. Guardate come si realizzò appieno la parola di Dio. Ma la quarta generazione, essi dice, torneranno qui, perché l'iniquità degli amorei non è ancora giunta al colmo. Vedete? Ma dice, perché? Ma Signore, c'è bisogno, perché non puoi fare... Vedete, il piano di Dio, quando Dio fa una cosa, la fa bene, perché deve trarre il bene, vedete, in assoluto, da parte di tutti. Perché vedete, se il Signore gli avesse
dato diciamo questa terra anche agli israeliti prima, allora loro non avrebbero conosciuto intanto la sofferenza della schiavitù. E vedete, non dimentichiamoci una cosa, perché se il Signore ha permesso che gli israeliti venissero trattati male da schiavi in Egitto, non l'ha fatto perché il Signore odiava la discendenza di Abramo, ma era per dargli una lezione. Fratelli, vedete che certe volte i nostri figli magari non ci capiscono, perché non ci possono capire, perché certe volte noi usiamo i sistemi duri, ma non è perché non li vogliamo bene, è perché riconosciamo che certe lezioni sono salutari, sono indispensabili per una loro formazione veramente perfetta. Ora Dio, per formare questo suo popolo perfetto, allora lo lascia soffrire, amen, in Egitto, però non dimentica la promessa fatta da Abramo. Io ti ho detto 400 anni e 400 anni io mi ricordo. Amen. Dopo 400 anni il Signore quindi si ricorda e manda Mosè per liberare questo popolo. Alleluia. Quanto a te, ma la quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli amorei non è ancora giunta. Ecco, dice, gli dà anche, gli spiega anche perché. Perché dice, se io li facessi uscire prima, sarei ingiusto nei confronti degli amorei, cioè di quelli di cosa lì, di Canaan, no? Perché il Signore non gli poteva togliere quel territorio agli abitanti agli amorei, amen, lì, perché il loro peccato non aveva raggiunto il culmine. Quindi il Signore, per farvi capire, com'è che il Signore disse ad Abramo: se trovo 50 giusti, non distruggerò Sodoma e Gomorra, no? Dice, pure se ne trovo 10, non distruggerò, vedete? Allora, lui non poteva dare alla discendenza d'Abramo il territorio, cioè il paese di Canaan, che era abitato dai che erano qui gli amorei, amen. Non gliele poteva, perché dice ancora il loro peccato non ha raggiunto il culmine, quindi sarei un Dio ingiusto, come se lui avesse punito un popolo che ancora non doveva essere, non poteva essere punito. Ci siamo, amen. Vedete la precisione di Dio? Vedete come lui non fa particolarità, come per dire, Abramasi, queste sono persone pagane, gente idolatri, e quindi io Abramo lo amo, la sua discendenza, ora accorci tempo. No! Vedete la precisione di Dio, la giustizia di Dio. Io dice, non li faccio entrare prima, perché loro prima devono raggiungere il culmine, come Sodoma e Gomorra, in poche parole. Amen. Ora vedete, quando lui ci deve portare a compimento una promessa che ci fa, lui non ce la può dare quando egli è, in qualsiasi momento, ma lui aspetta che anche le circostanze siano quelle adatte, quelle giuste. Ci siamo? Quindi per tutti. Ora, quando noi magari diciamo, perché siamo tante volte sempre solleciti, perché qua, basta che noi facciamo una richiesta al Signore, che facciamo la sera? Signore, ti prego, no? Poi aspettiamo, manca la mattina aspettiamo. La risposta aspettiamo durante la notte, Signore, venne in sogno. Allora il Signore dice, calma tuo figlio, è nel segnato d'azione, no? Ci insegna ad essere pazienti, amen, e a sapere aspettare, perché dice, io so il tempo, il momento, il giorno, le circostanze, quando devo fare qualcosa, amen, gloria a Dio. E quindi vedete, ecco Dio che considera Abramo suo amico, dice, vada figlio, senti, io ti prometto, lo faccio,
però prima gli amorei devono raggiungere il culmine del loro peccato. Va bene? Quando questo avverrà, io prenderò la tua progenie e la porterò lì. Intanto mi è rimasto impresso, sapete una cosa? Qua dice, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. E dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Infatti hanno spogliato tutti gli egiziani, no? Vi ricordate quando sono usciti e gli hanno chiesto oro, argento, tutto cose, tutto, Allora, dice, ma io giudicherò, perché vedete, fratelli, la stessa cosa ha fatto allora in Babilonia, quando il Signore ha permesso che il popolo di Giuda venisse portato schiavo in Babilonia. Il Signore lo fece per dargli una lezione al suo popolo, però lui non permetteva e non permette mai agli altri di esagerare, amen, su quelli che lui vuole punire. Perché la punizione deve venire sempre da parte di Dio. L'altro non ha neanche a cara mano, come si suol dire. Ci siamo? Sono riuscito a farmi capire? Infatti dici, io giudicherò. Scusa, ma se tu giudichi il popolo dove loro sono stati schiavi, ma scusa signore, ne farà diventare schiavi? E no! Perché il mio popolo deve diventare schiavo. Deve imparare. Altrimenti io non lo posso educare bene. Vedete? Quindi tutto quello che il Signore lo fa, anche il male apparente, è sempre per il nostro bene. Allora, e intanto dice poi io, dice agli egiziani, ci penso io, perché io li giudicherò. Perché lui sapeva anche questo, che il faraone, gli egiziani, avrebbero esagerato nei confronti di... Cioè il Signore avrebbe voluto dargli al suo popolo una lezione, amen, però non, e quindi permetteva, diciamo, agli egiziani di renderli schiavi, però non una schiavitù esagerata, oltre misura, una schiavitù, come per dire, ma... Ah, che faceva? Dice, un mazzasse, dove un lassasse, mezzo morto e mezzo vivo. Per dire, ma appunto questo esempio. Dice, eh sì, perché sbagliavo? Perché sbagliavo? Sì, benedetto per sì. Dice, è vero che sbagliavo. Ma io se mi ridava, diciamo, una pare moffi in siciliano. In italiano, schiaffi, ma soppi uno stesso, o in dialetto, o in italiano, quando sono un moffo schiaffo, soppi uno sempre. No? Quindi è giusto. Ora dice, scusa, io ti disse che ci davo due moffi, non lo pigliavo pure a legnate e a caccagnate. Ci siamo? Ora io piglio dal momento che tu esageresti e ti dugno pure a te. È come se il Signore, anzi mi piglia colpa io, mi dicesse, tu perché mi fai a te? Piglia a te come esempio. Non a tuo parsi, hai educato. A Giuseppe dice, signore, senti, dacci due moffi a Giuseppe. Dice, perché? Ah, perché si merda? Allora io scendo dopo, però no che mi strazzo pure i pantaloni. Ma ci sarà che chiocco. Scendo dopo, no, vado nel Giuseppe, e invece il sogno, due schiaffi, due moffi. O figlio, appedata, moffi. Dice, signore, ma io ti disse due moffi, non ti disse un mazzi. È giusto? Allora dice, ora, siccome tu esageresti, io voglio pigliarti di ogni a te. Ci siamo? Avete capito il senso? Oh, questo ha voluto dire il Signore. Dice, però io giudicherò il popolo dove loro sono rimasti schiavi, perché hanno esagerato. E infatti il Signore cosa ha fatto? Gli ha sterminato tutto l'esercito a Faraone, li ha fatti inghiottire dal mare. Vi ricordate? E poi, e che dire delle piaghe, le mosche, le zanzare, le rane, il sangue, tutte quelle cose, la morte dei primogeniti, ve lo ricordate? Oh, signore, non paga cosa. Vedete come il Signore non dimentica niente. Il nostro Dio è il Dio giusto e perfetto. Allora a questo punto
La cosa più bella è: Signore, la nostra vita è nelle tue mani. Certo, non ci possiamo paragonare ad Abramo, ma ci stiamo sforzando. Allora proteggici, liberaci, difendici e agisci tu nei confronti di quelli che ci opprimono e che vanno oltre misura in tante. E così, Padre Santissimo, anche questa sera, alleluia, concedici sempre il tuo perdono, alleluia, il tuo amore si manifesti in noi per mezzo di Gesù, alleluia, gloria al tuo nome, e guidaci in ogni cosa, Signore, con il tuo Santo Spirito, affinché la nostra vita possa essere da noi condotta sapientemente, non secondo i desideri della carne, ma secondo i desideri dello Spirito, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, che benediciamo ora e sempre in eterno. Alleluia, amen, amen. E Dio sia lodato, il Signore ci benedica. E siamo giunti al momento di salutarci, non prima però ringraziando il Signore, non prima di aver ringraziato il Signore per la sua presenza ancora in questo culto. Come non manca mai, ogni martedì e venerdì sera, e non manca mai nemmeno durante le dirette del fratello Nino. Sì, che vi invito a seguire ogni domenica mattina alle 10:15, sempre sulla nostra frequenza, sul nostro canale e la nostra pagina Facebook. Alla prossima trasmissione del culto, dunque. Ma continuate a seguire Radio Messaggio Cristiano, perché a breve ci sarà l'ultima trasmissione di oggi. E seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, perché ogni sera il fratello Nino ci saluta con il versetto del calendario di Radio Messaggio Cristiano, che ogni mese potete scaricare e stampare, e un relativo commento che il Signore gli dà per ognuno di noi. Se desiderate contattarci per sapere maggiori informazioni, chiamateci a questo numero 349 64 11 232. 349 64 11 232. Risponde Radio Messaggio Cristiano. Pace e alla prossima trasmissione del culto.